va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei, per esempio, trasformai la mia casa tempio. Ed allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura di dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come conosco arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto, giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura di dirti che per te mi svegliai, ora mai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come conosco girare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e più verdi terre, le discese ardite e le risate. Signore e signori, buonasera, buonasera e benvenuti in Casa Peiretti, buon giovedì a tutti voi e buon giovedì a questi ragazzi che mi sono venuti a trovare questa sera, ve li presento anche se secondo me
Mi conoscete già. Comunque vi non dico... sbagliare nome come l'altra volta, eh? Marco, uno si chiama Marco. Dai, vai. E l'altro si chiama Marco. Dai, buonasera. Ma allora tu c'hai una marcia in più, eh. Amici, grazie. Grazie per essere qui con me questa sera, grazie, e per farmi vivere. E questo ne sono convinto. Perché bello. Nelle prove mi avete fatto vivere delle emozioni enormi. Grazie. Solo da parte mia, ma da parte di tutti i nostri amici a casa che questa sera si mettono lì davanti alla loro TV e cantano la musica italiana, quella più bella. Ci sentiamo di qua. Cosa? Ci sentiremo di qua. Ma sarebbe bello, eh? Sarebbe bello che noi potessimo sentire anche la gente a casa. 348 8040 254 il numero per i vostri messaggi. Serata di Casa Pirati dedicata alle grandi canzoni di Lucio Battisti. Cioè, abbiamo iniziato, ragazzi, con la parola capolavoro questa sera. Sì, ho paura che vero. La userò. O lo userò troppo sovente, però non c'è un altro aggettivo per descrivere una canzone come questa, come la prossima e come tutte quelle che ci fate ascoltare questa sera. Grazie per essere qui, buon divertimento, buona musica, grazie. Altro grandissimo brano 1980, se non sbaglio. Bravo, 80, bravo, lato studiato. B, vedi, questo era un lato B. Pensa a te, incredibile. Che in quegli anni, negli anni 80-90, facevano uscire i vinili, lato A c'era la canzone, quella su cui si puntava, pensate, e questo era un lato B, quindi insomma quella lì che dobbiamo riempire anche l'altro lato. E poi col tempo è diventata ciò che è diventata, sto parlando di Con il nastro rosa. Alcune nere, alcune gialle, alcune rosse. Dove lo scegliere?
ma bravissimi, bella, bella questa puntata di Casa Peretti, l'aspettavo da un po'. Possiamo però dire un appuntamento importante? Cosa succede qua lunedì? Che ah, sì. Tu torni qui, torni con, qui. Ma in... io ti volevo chiedere una cosa, oh, ne approfittavo. Se c'è certo. un posto per dormire. Ma ce n'è posti. Io faccio che farmi il weekend qua. Ce n'è posti qua in Casa Peretti. Ero già pronto per il... Tanto siamo io e il gatto, sappi solo che siamo... Io dormo col gatto, tu dormi dove vuoi. Ecco, okay, questo è importante, diciamo, stabiliamo bene le regole, va bene. 348 80 40 254 per il numero per i vostri messaggi, se volete chiedere qualcosa a questi due baldi giovani qui davanti a me, che adesso a proposito, no, stavamo parlando di lunedì, che poi mai lunedì ci sarà una gran puntata di San Valentino di Casa Peretti, dedicata alle canzoni di Laura Pausini con la nostra Silvia e col nostro chitarrista, certo, Marco. Ormai ti ho adottato, Marco, sì, musicalmente ti ho adottato, quindi se tu guardi io sono tranquillo, se mi adotti tu mi dai da mangiare bene, io sono tranquillo, mi basta quello. Chiedo all'altro Marco delle lucidazioni sul prossimo brano. Vai. Prossimo brano. Perché si è preparato, ha studiato, lo vuole. Brano del 76. 76, però. Tratto dall'album La batteria, il contrabbasso, eccetera. Ancora tu. Ancora tu. Eccola qui, per voi. Lasciarti non è possibile, come non è possibile dimenticare questa gran bella musica. Insomma, cos'è per voi Lucio Battisti? Diciamo che non volevo... Vabbè, la domanda cosa. Non te ne frega niente, diciamo qualcosa, raccontiamo qualcos'altro, la faccio poi all'altro Marco. Dico, questi arrangiamenti che stiamo facendo solo chitarra e percussioni, sì? Sono una cosa che abbiamo inventati noi,
giusto per vedere se riusciamo magari a uscire, ad andare anche in qualche locale a fare qualche serata, quindi, apericene, serate. diciamo che queste qua le usate un po', la mia trasmissione la state usando come una prova generale per capire se ciò che fate può essere esposto musicalmente, esatto, in giro anche per il Piemonte. Facciamo poi degli arrangiamenti particolari, cioè poi vedrete anche delle cose che magari non potete immaginare. C'è Marco al pianoforte. Certo, ma questo probabilmente nel secondo tempo, Marco al pianoforte. Comunque, a parte il discorso Marco, però, per chi volesse la vostra musica, ma che fumo che parte da sola, già ieri, per chi volesse la vostra musica nella sua festa, quindi nel suo locale, anche come apericene, cosa deve fare? Come può fare a contattarvi? Tramite te. No, come tramite? Cioè, devo farvi... Non posso dare il mio numero di telefono? No. Avete mi telefoneranno. Avete un profilo, profilo Facebook? Non... Vabbè, fate così. Se volete questi due giovanotti, allora ti spieghiamo c'è il numero lì sotto, ecco. Mandateci un messaggio a noi. Una poi... cosa, diciamo che giustamente è un'idea, no? che abbiamo, che comunque, ma più che altro... L'unica ragione di tutto questo è perché ci piace farlo. Ah, beh, certo. Fine, cioè, ma si vede, si sente. Non c'è nessun altro. Ed è una musica, per esempio questa, ma anche tante altre cose, che ci piace fare. Ecco, l'unico motivo è questo. Quindi stiamo lavorando per fare un qualche cosa di carino e ecco, su questo stile qua. Sì, non solo Battisti, esatto. Magari aggiungeremo altri cantautori però italiani. Con questa formazione, con voi sì, due, Marco e Marco World Tour. Ma sì, bellissimo. A me è più facile metterci d'accordo, già sul nome siamo a posto, quindi già vedi che non vi spicciamo, quello prima, quello dopo, non si sa, lo sapranno soltanto loro. Lo scopriremo solo vivendo. Però adesso lanciamo soltanto 3 minuti di pubblicità, poi torniamo qui in Casa Peiretti con questa serata magica dedicata a Lucio Battisti. Nel frattempo 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Riempiteci di messaggi, ok? Pubblicità. Amici a casa, bentornati per questa seconda parte di Casa Peiretti. Questi due ragazzi ci stanno regalando una serata unica. Però Marco, cosa fai lì? Cosa fai lì? Perché di solito io ti ho sempre soltanto visto suonare la chitarra e tu lo sai che suona anche il pianoforte? È bravo, quindi devo fidarmi? Sì, anche tranquillo. Perché il prossimo brano che vai a interpretare non è un capolavoro, de più, ma molto de più. E penso a te. Sei pronto? Vai. Per voi. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono intanto penso a te. Come stai? Penso a te, dove andiamo? Penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi e penso a te, t'accompagno e penso a te, non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Ba 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 ba
anche sei bravo anche al pianoforte, eh? Cioè, Marco, ragazzi, basta, bravi, basta. Ah, scusate, vi interrompo, perché adesso, ma proprio in questo momento, andiamo a leggere tutti i messaggi che i nostri amici a casa ci hanno mandato al 348 80 40 254. Vai Fabrizio, in regia. Il baronetto Poleo voleva scusarsi con il resto del mondo in quanto lui non ne può niente se il cane più bello, più simpatico e testun del mondo. Un saluto da Alfonsina, Annalisa e... Io non ci vedo più, ragazzi. Germano. Ed un mozzico all'orso germano. Fabio, grazie. Non ci vedo più, è ancora bianco sul bianco e c'è sempre tanta voglia di voi, non ci bastate mai, meravigliosi, una spruzzata di baci, grazie Dani, grazie. Grazie. Marco, ne leggi uno tu, uno, vai, provaci. La vita è quello che succede mentre si è impegnati a fare altre cose, John Lennon. Ciao casa Pairetti, Faber. Grazie Faber, grazie, che bella frase, cioè, d'altra parte. Pronunciata e scritta da lui. Una bella serata con Marco e Margongrosso. Saluto ovviamente anche al caro Enrico da Alfonsina e Germano. Ciao ragazzi, grazie. Buon divertimento. Ciao Enrico, bravissimi. Marco, buona serata da Max 76. Wow. Grazie Max. La musica più bella di sempre. Ciao Enrico, un grandissimo abbraccio a Maurizio Villadossola. Concordo, mio caro Maurizio, sì, non posso che darti ragione, sì. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Marco, da Sergio e Roberta, siete sempre il top. Grazie, Sergio. Conosciamo bene, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Buonasera, casa Pairetti, potete fare luci a... Di Battisti, grazie da Fernando e Cristina da Vinovo. Ma la mettiamo in programma per la prossima volta, sì, ragazzi. Per l'acustica è un po' dura. No, è bella acustica. Bravissimi come sempre, grandi Roberto e Sergio. Grande. Grazie. Wow. Ciao, buona serata a tutti gli amici di Casa Peretta e Maria Antonietta. Grazie Maria Antonietta. Grazie Maria Antonietta, buon divertimento, buona serata. Bravissimi Marco e Mauro. Ornella da Lusernetta. Grazie. Ciao Ornellina, grazie. Sapete dov'è l'usernetta voi di Turin? Marco Giusti, un po' più su. Le sai proprio tutte da Sergio. È un jukebox vivente. Ecco. È vero. Grazie per il nastro rosa, l'ho cantata con voi. Saluti tutti con simpatia. Firmatevi messaggi così sappiamo chi ringraziare. Comunque grazie a prescindere. Grazie Marco e Marco per le canzoni del grande Lucio Battisti. Indimenticabili, bravissimi. Mary Hall da Torino. Con cittadina vostra, più bella, sì. Salutiamo, ciao Mary, ciao Enrico. Vorremmo fare una richiesta ai bravissimi Marco e Marco se possono cantare Una donna per amico. Grazie per un abbraccio dalla Family Fava. Possiamo farla? La prossima la facciamo. La prossima volta, guarda che bella scaletta. Che il tempo è quello, perché... Guarda che bella scaletta abbiamo già per la prossima volta. Bravi, che bella musica. Ciao da Elena, grazie. Bene. Elena, buon divertimento anche a te, buona serata. Nel 76 avevo 18 anni. Ehi. Ero al televisore a casa Festival Bar, Lucio Battisti, ragazzi siete grandi, anni d'oro, ciao Maurizio Villadostola. Ciao Maurizietto, grazie per questo messaggio. 18 anni nel... quindi facciamo un calcolo? No, vabbè, ma chi se ne frega. Dopo, ciao ragazzi, un saluto dal Monferrato, dal vostro affezionatissimo Simone. Ciao Simone, grazie. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dal Monferrato. Quindi non sapete dov'è l'usernetta? È un po' più in su, no, eh? No, sì, lo so. Invece lo so. Di girare qui, tiri Enrico, dritto. Visto che c'è la serata, mi fate ascoltare Xara, cosa succede alla ragazza, Antonio da Susa. Bello, un bellissimo disco, anche perché è proprio anche un LP, però... Ciao Antonio, la mettiamo in programma, prossima volta che abbiamo Marco e Marco in trasmissione, non posso più dire Marco e Marco. Buonanotte, Bartolomeo ti manda i saluti. Buonanotte. A te. Ciao Bartolomeo, eccolo qua. Grande Bartolomeo. Ciao Bartolomeo. È bello. Voi avete amici a quattro zampe, sì, in casa? Sì, due io. Due. Sì. No. Non possiamo farne senza. No. Altro grande brano, però si collega un po' alla canzone che abbiamo sentito, non quella al pianoforte, ma quella che ha concluso il primo tempo. Perché Marco? Dunque, perché? Perché, allora, innanzitutto dico che ci tenevamo in modo particolare a fare un omaggio a questo grande artista. Un omaggio proprio perché purtroppo è un artista che
è un pochino dimenticato. No? Ce ne tanti che restano un po' lì. E secondo me non lo meritava, in quanto secondo me veramente, secondo noi, un artista che ha fatto la differenza in Italia. Se n'è andato troppo presto. E mi riferisco ad Ivan Graziani, perché nel brano che abbiamo suonato prima, quindi in Ancora tu, le chitarre che erano in quel disco e anche in quel brano erano suonate da Ivan Graziani. Allora ci era sembrato in qualche modo così, ma che bello, che avesse un senso omaggiare anche questo grandissimo artista che è Ivan Graziani, che noi adoriamo, quindi volentieri, ma allora, proprio volentieri. Lugano, ecco, addio. Bene. Per voi. Le scarpe da tennis bianche e blu, segni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Devo darvi una gran bella notizia, miei cari amici. Ci hanno già chiamato per... È arrivato un messaggio in redazione con scritto: sono Maurizio Villadossola, sono l'organizzatore della mia festa più grande della provincia di Verbania. Se mi mandate il numero di telefono, vi chiamerò. Quindi Casa Peiretti, porta bene la vostra idea e l'è bella, ragazzi. Portatela a termine, perché voi... Nella musica soprattutto tante cose partono con mille progetti e poi si fermano lì. Invece no, fatemi questa promessa. Tranquillo, eh?
E qualora, qualora calcaste palchi molto più importanti, ti porteremo con noi. No, 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 come tornate no? Comunque qui. No, no. Io sto bene. Guarda, qui. Al disco, io sto al bene disco qui, di platino, no. Veniamo proprio a farlo, a farlo vedere. Certo, a farlo vedere qua. Ci mancherebbe. Cioè. C'è una canzone che a me lega particolarmente. Aspetta, Enrico, dimmi. Hai sentito la somiglianza con la voce di Ivan Graziani? Impressionante. È bravissimo. È il nostro, è il nostro sì, Marco. Quando mi ha mandato la registrazione, ha detto: ma che pensi? Facciamo questo brano. Io ho sentito, ho detto: ma è Ivan Graziani che canta? Invece no, è il nostro Marco. Bravissimo. Bravo, sì, bravo, bravo. Magari. C'è un brano che a me lega particolarmente al mondo di Lucio Battisti. E tu chiamale se vuoi emozioni. Me ne fate sentire un pezzettino, ragazzi? Ok. Dai. Facciamone un pezzettino, dai. C'è questo giro di chitarra. Se lui con gli occhi un arone sopra fiume poi e trovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e passar con lo sguardo la collina per coprire il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza fondo il cuore come la nave fa amore e guidare come un pazzo a fare spazio emozioni in questa serata, cioè è fondamentale. Grazie, la musica, Vito, questo tipo di musica, e poi Vito ha portato fortuna, voglio, quasi quasi sai cosa sto pensando, miei cari, vi fo da manager. Ma vai, dai, tranquillo. Ci penso io, vi fo, faccio il Lucariello della situazione, mi va bene? Ci dici anche come vestirci, perché sai che lui diceva tutto, cosa dire, come vestirci. Cioè, no, cosa dire, no, siete sempre eleganti. Lucariello qui. Sì, però quando sì. Era loro bacchettava. Siete sempre eleganti. Grazie. Io direi... Di chi è Lucariello, che magari la gente non sa. Lucariello, il manager Giancarlo storico dei Pooh, hai ragione, perché poi parlando con voi Battisti, dei Pooh, a proposito, come va con i Pooh, ragazzi? Che detta tutto così, bene, loro bene, fanno anche parte, io l'ho conosciuti per questo, della Pooh Regeneration, la cover band di Torino, portate nelle piazze la musica dei Pooh. Vogliamo salutarli? Dai. Certo, sì, ciao a tutti, ciao ragazzi. Tutti gli altri tre. E esatto. Salutiamo anche Silvia di Silvia Cantalaura, che sarà qua lunedì. E Raffaele, certo, che saranno qua lunedì per la puntata di San Valentino. Possiamo fare una piccola pubblicità? Vuoi farti pubblicità? Cioè, sì. Se paghi, no, vai. 26 febbraio siamo in concerto con i Pooh Regeneration al Civico 25 di... Casellette. Wow! Quindi grande serata, bella, un due bel ore locale, di musica. Bellissimo locale, sì, molto molto bello. E proporremo dei brani nuovi. Quindi cambieremo un po' la scaletta, la scaletta due ore di musica dei Pooh. Quindi il locale è bellissimo, Pooh Regeneration. Wow. Ale, pubblicità e poi un gran finale, ma di quelli che merita. A proposito, prima di
E scriveteci qualche messaggio nella pubblicità, è fondamentale, ma anche per salutare questi due. Altri numeri di telefono: 348 80 40 254. Altre proloco, via. Altre proloco. Pubblicità. Vai. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre da noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Poi è difficile non trattenersi in questi momenti, perché io do spazio giustamente a voi che siete due artisti, però queste canzoni un pezzettino non ce l'ho fatta, dovevo. Dai, bellissimo, sì. Anche un po' improvvisare, va bene. Dai, ma giusto. Andiamo avanti con quella musica di Lucio, con sì. Che brano? Ma proviamo a fare un brano... molto bello, cioè andrebbe anche un po' raccontato. Se, però racconta, abbiamo tempo. Sì. Sì, dai. Credo che, tanto parliamo di Battisti, ma pezzi che noi abbiamo fatto sono Battisti e Mogol. Certo, perché certo. I testi li scriveva Mogol. E in particolare questo testo è uno di quelli in cui l'autore, secondo me, ti prende e ti porta nella scena che sta raccontando. Perché è una scena, tra l'altro, molto strana, no? Cioè di una persona che aspetta una donna, una ragazza a cena, e si organizza e mette le luci, crea l'atmosfera, la bottiglia di champagne, eccetera. Peccato che a un certo punto al campanello suona e c'è un'altra persona, probabilmente la sua ragazza, e anche lui in quel momento va in tilt, va in panico. E cosa fa? Comincia a raccontare qualche cosa di un po' strano, fino a quando poi al campanello suona veramente la persona che doveva arrivare, e lui dice: chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo. E quindi lasciamo perdere, va. Ecco, una cosa di questo tipo. Ma lui lo racconta talmente bene che se tu ascolti il testo sembra di essere lì, cioè vivi proprio la cosa, vedi la sala, vedi tutto. Cioè, sono curioso, il titolo è Innocenti Evasioni. Sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino a qualcuno, e già nell'aria qualcuno, sorriso ingenuo e profumo, il giradischi, le luci rosse, poi
Champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera? Ti sbagli, sai, non potrei. Non aspettavo, ti giuro, nessuno. Strana atmosfera. Ma cosa dici, mia cara? Non sono prove, no, no. Un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Siediti qui accanto, anima mia, ed abbandona la tua gelosia se vuoi. Combinazione un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa? No, non alzarti, chiunque sia si stancherà. Amore, come sei bella, amore. Ancora un brivido in cuore. Na 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 na. Praticamente un film, abbiamo ascoltato un film, grazie, grazie ragazzi, siamo quasi alla fine, però ricordo per 348 80 40 254 il numero per i messaggi qui in questa serata completamente in diretta con questi due amici di Casa Peiretti. Adesso andiamo a leggere gli ultimi messaggi che hanno mandato, 348 80 40 254, vai Fabrizio in regia. Che dolci gesti, sono pieni di emozioni, complimenti a voi. Guarda che ha disegnato Puffetta. Fantastico. Puffetta, grazie, grazie. Anche Graziani era mitico, io ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente e condivido grazie quello che avete detto. Antonio da Susa, grazie, grazie Antonio, grazie, grazie. Wow, questa me l'avete fatta il giorno della bagna cauda, bravissimi, tu chiamami se vuoi. Tu chiamami se vuoi, bella questa cosa della bagna cauda. Come penso mai non... di sapere chi è. Come mai non avete invitato qua al Peiretti che adora la bagna cauda? Tempisti dei sogni, amore, amore, la dedico a tutti gli amici che conosco. Va bene, la mettiamo in programma per le prossime puntate di Casa Peiretti, anche i teppisti dei sogni. Marco e Marco come Battisti, ok, però per me, lo sapete, Puri Generation Forever. Grazie Sergio! Ricordiamo poi dove siete sabato, così magari qualcuno se l'è perso. Ciao mitico Enrico, complimenti al duo Marco, un abbraccio da Max, Chiara e Flami. Ciao Max, ciao Chiara, ciao Flami, buona serata e buon divertimento. Battisti, Graziani e gli altri in quel periodo, loro sì che erano e sono veri artisti, ti entravano nel cuore, avevamo un senso, un ritmo e orecchiaboli ancora oggi, ricordo solo, ricordi loro brani e li sento fischiettare e canticchiare, oggi è tutto basato sull'elettronica avanzata, fracasso, parole senza senso volgari, viva Marco e Marco e il nostro carissimo Enrico, buona serata da Betta e Tino, grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie. Insomma, vi trovate bene qua in Casa Peiretti, sì, sul detto, mio palco? Mi fermo qua. Certo. È tanto lunedì, sei di nuovo qua. Ricordiamo l'appuntamento coi Puri Generation che è a... A Caselette il sabato 26 febbraio. Wow. Al Civico 25. E allora saremo tutti lì. So che mi avete preparato però una sorpresa, una grande sorpresa per il finale.
un mix delle più belle, se più belle possiamo parlare, perché abbiamo fatto difficile qua. Ma non sappiamo mai. È difficile. Siete pronti, ragazzi? È arrivato ancora un messaggio sul finale. Bravissimi Marco, complimenti come sempre, Enrico. Marco, hai un annuncio da fare per Pausini. Buona serata, Raffaele e Silvia, l'abbiamo già fatto. Sarà lunedì qua Silvia canta Laura in questa puntata dedicata alla musica di Laura Pausini, proprio il giorno di San Valentino. Ecco. Gran finale, cantate tutti insieme a noi, vai! Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Ancora tu.
6-0-6 e l'innocenza sulle note tue, l'arancia ancora più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo. Stringere la mano a Marco, grazie, grazie, grazie Marco, grazie a, grazie a ognuno di voi, grazie a Fabrizio in regia. Se volete rivedere questa puntata alle 23:30 sempre su Rete 7, e voi quando tornate sappiate solo che da oggi avete, c'è scritturato, avete un manager in più. Fantastico, grazie, grazie a tutti, grazie, voi. Grazie.